Poracci, ovviamente il gioco era Spider-Man 3, ma presi dalla fretta vi siete dimenticati l'importantissimo trattino tra Spider e Man. Quindi il vero vincitore è Spider-Man, anche se cita l'attore protagonista del film come se fosse l'autore del videogioco. Vedo molta confusione. La risposta più bella? Quella di Diego, che scrive: Poro cerca di salvare la GTA Trilogy. E questo è esattamente il rumore che ha fatto il mio cuoricino dopo aver avviato GTA 3. Ma inutile piangere sul latte versato, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, da oggi anche in live. Lo sapete, di solito non mi sbilancio, ma oggi sono costretto. Preparatevi perché quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Parleremo di un brevetto di Sony che potrebbe rappresentare un vero e proprio guanto di sfida alla Nintendo Switch, di un reveal clamoroso che avverrà durante i The Game Awards e di nuove informazioni riguardo al remake di Resident Evil 4. Cosa? Non vi basta e ne volete di più? Tranquilli, perché ormai siete già parte dell'esercito Poraccio e per questo siete già inseriti nel programma di addestramento alla conquista non violenta di YouTube Italia. Dopo aver lasciato un like e esservi iscritti attivando la campanella delle porotifiche, proprio come da protocollo, sarà praticamente impossibile perdersi i miei prossimi video. Che culo, eh? Per i più volenterosi poi c'è il Porion, il Patreon dei facoltosi poracci che decidono di finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Voi trovate il link in descrizione, mentre io ho già detto tutto. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Si è conclusa la settimana del Black Friday e sembrano esserci due vincitori per quanto riguarda le classifiche dei software più venduti e anche degli hardware. Incredibile a dirsi, ma nel Regno Unito il gioco più venduto per la scorsa settimana è stato ancora una volta Mario Kart 8 Deluxe, il gioco che probabilmente ci seppellirà a tutti. A dare un incremento significativo alle vendite è arrivato in aiuto il bundle con Switch a un prezzo vantaggioso, ma vedere Mario Kart in cima alle classifiche e battere dei colossi come FIFA 22 e Minecraft fa dir poco impressione. Ottimi risultati anche per Diamante e Perla, che se fossero stati contati come un unico gioco avrebbero occupato la terza posizione della top 10. Per quanto riguarda le console invece, secondo dei report di Adobe, è stata Serie S a primeggiare su tutti gli altri hardware. Del successo della piccolina di casa Microsoft ne avevamo parlato già la scorsa settimana, ma giocare a favore di Serie S ha contribuito sicuramente, oltre al prezzo vantaggioso, anche la facile reperibilità della piattaforma, che a conti fatti è l'unico hardware next gen che si trova senza alcun problema. Risultati molto interessanti, non trovate? E per la rubrica Meglio tardi che mai, Atlus si è finalmente decisa a portare un suo capolavoro su Nintendo Switch. Cosa? Credete si tratti di Persona 5? Mi dispiace deludervi, il 12 aprile 2022 arriverà su console ibrida 13 Sentinels, particolarissimo mix tra un side-scroller e un RTS, da molti considerato come un vero e proprio capolavoro. Ci sono voluti 3 anni per l'annuncio del porting della produzione VanillaWare, gli stessi di Odin Sphere, Murasama e Dragon's Crown, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Sono felice di aver resistito fino all'ultimo e non vedo l'ora di godermi Aegis Rim in portabilità. Solo che, porca miseria Atlus, mi porti un titolo di nicchia e Persona 5 ancora no. Vabbè. E chiudiamo con una news che non è una news. Half-Life 3 non è in sviluppo. Nonostante Half-Life Alyx avesse riacceso le speranze dei fan di vedere il continuo delle avventure di Gordon Freeman, uno degli FPS più attesi di tutti i tempi ancora non esiste. A confermarlo è stato Tyler McVicer di Valve News Network, che ha affermato che al momento tutti gli sforzi di Valve sono concentrati sulla finalizzazione del progetto Steam Deck e i team interni sono tutti al lavoro su produzioni cucite su misura per l'hardware portatile e tra queste non c'è nessuna traccia di Half-Life 3. C'è ancora qualche fan inossidabile che lo aspetta con trepidazione? Passiamo alle notizie del giorno, aprendo con una certezza. Ormai abbiamo la conferma ufficiale che tutti i big del settore guardano il TG Poro, altrimenti non si spiega il tempismo. Piazzo 2-3 notizie su Switch Pro, mi invento la Switch di Microsoft ed ecco che Sony corre subito ai ripari e brevetta quella che potremmo considerare la sua Switch. O forse sarebbe meglio dire il PlayStation Mobile Controller. Vediamo di cosa si tratta. La divisione giapponese di Sony Interactive Entertainment ha recentemente registrato un brevetto che già dai concept lascia poco all'immaginazione. Si tratta di un controller pensato per il gaming da smartphone. La forma ricorda quella dell'iconico DualShock, ma la parte centrale è pensata per ospitare un cellulare,
un po' proprio come accade per il Kishi di cui vi ho recentemente parlato, o dei tanti device simili pensati per essere utilizzati al meglio con il Game Pass di Microsoft. È proprio qua il punto della questione, perché se la forma non lascia dubbi sulle funzionalità di questo controller, rimane ancora da capire in che contesto Sony deciderà di utilizzare una periferica del genere. Abbiamo due ipotesi principali. Da una parte potrebbe decidere di investire seriamente su Remote Play da cellulare e il cloud gaming da PS Now, e il controller diventerebbe una sorta di passaggio necessario per godere delle esperienze fisse in portabilità grazie alle potenzialità del cloud. Dall'altra è che invece scelga una strada più tradizionale, simile all'approccio di Nintendo per quanto riguarda il mercato mobile. Sony ha infatti più volte dichiarato di volersi affacciare sul gaming per smartphone proponendo delle versioni mobile dei suoi brand più famosi, proprio come accade con Mario Kart, Fire Emblem e simili. Ad esempio, è già stato confermato che a inizio 2022 la serie di Wipeout tornerà con Rush, episodio pensato proprio per il gaming su mobile. Secondo voi, quale strada sceglierà Sony per il suo mobile controller? La via del free-to-play con acquisti in-game, oppure tenterà di standardizzare il cloud gaming anche su PlayStation? Ci avviciniamo sempre di più ai The Game Awards 2021, che si terranno nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Come al solito, oltre all'interesse generato dalla premiazione, gli occhi sono tutti puntati sullo spettacolo presentato da Jeff Keighley per un motivo: le premiere a livello mondiale. E il buon Jeff ha iniziato a scaldare i motori promettendo l'anteprima di un titolo molto importante. Nel corso degli anni ne abbiamo viste di belle durante The Game Awards. Solitamente si tratta di spettacoli lunghi, troppo lunghi, e dal ritmo a dir poco soporifero, ma vengono sempre lanciate delle vere e proprie bombe atomiche che salvano tutto lo show. Un anno ad esempio abbiamo avuto il reveal di Serie X, conosciuta fino a quel momento come Project Scarlet, prima ancora il trailer di Joker Smash e quello di Sephiroth l'anno scorso, oltre a vere e proprie bombe come nuovo Perfect Dark o Mass Effect. Le aspettative quindi sono alle stelle, soprattutto dopo che Keighley ha annunciato di aver visto il trailer definitivo di un'anteprima mondiale su cui il team dei TGA ha lavorato con gli sviluppatori per ben 2 anni e mezzo. Si tratta chiaramente di un progetto titanico, risalente all'estate del 2019, e tutti i rumor sembrerebbero puntare verso un primo corposo reveal di Breath of the Wild 2, un trailer che finalmente ne mostra il gameplay e anche il titolo definitivo. Nulla di troppo approfondito, ma più che altro un antipasto per il prossimo Direct di febbraio o magari delle 3. Per quanto vedere l'arrivo di Breath of the Wild 2 sarebbe un sogno per tantissimi fan, c'è anche chi spera in un reveal del remake o remaster di Metroid Prime o magari maggiori informazioni su Hellblade 2, tutti scenari che a modo loro sono probabili. Voi poracci, credete sia possibile vedere Breath of the Wild 2 ai TGA? Altrimenti qual è il misterioso titolo che Keighley tiene in serbo da più di 2 anni? E chiudiamo con l'ennesimo leak di un remake. Ormai a forza di scivoloni, più o meno intenzionali, è praticamente certo che Resident Evil 4 stia per tornare. Stavolta non si tratterà né di una remaster né di una versione in VR. Ebbene sì, uno dei capitoli più importanti della serie, forse del gaming moderno, sta per ricevere un rifacimento a tutti gli effetti. Ma cosa sappiamo di questa versione? In realtà ancora ben poco, non avendo ancora ricevuto un annuncio ufficiale da Capcom. Il nome è apparso prima nel gigaleak del database della compagnia, poi anche nel leak di GeForce Now, e adesso a farsi scappare qualche parola di troppo è stato il doppiatore di Albert Wesker, DC Douglas, che ha ammesso di aver appena terminato i lavori sul segmento Separate Ways di Resident Evil 4, ovvero la sezione del gioco dove si controlla Ada Wong che si sblocca dopo aver finito l'avventura principale. Douglas ha anche condiviso con più di un fan concept art del suo personaggio che gli erano state inviate in via strettamente confidenziale da Capcom. Immagino che violare gli NDA in questo modo possa avere delle conseguenze disastrose sulla carriera di un artista. Si tratta di un gesto a dir poco avventato, ma quello che emerge dai comportamenti di Douglas è che si tratta di un individuo abbastanza fuori controllo, almeno da quanto riportano le varie accuse di molestia che stanno emergendo in queste ore. Uno scenario che purtroppo va ben oltre le beghe legali con Capcom. Comunque, ormai sembra certo, anche Resident Evil 4 riceverà lo stesso trattamento riservato a Resident Evil 2 e 3. È solo questione di tempo prima che arrivi l'annuncio ufficiale. Mentre però, per i due precedenti episodi, il cambio radicale di prospettiva era quasi un passaggio dovuto per modernizzare un gameplay così arcaico, non sono così sicuro che il remake di Resident Evil
Evil 4 sia necessariamente una buona idea. O meglio, spero che l'esecuzione sia impeccabile. Capcom non può sbagliare un titolo del genere. E già con Resident Evil 3 non è che le cose siano andate nel migliore dei modi. E voi che aspettative avete per questo remake? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, poi riposatevi di nuovo e solo infine nerdate duro. Io sono il Poro Mobile, Michele Remake, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Che culo, eh?